Dolce Vita Retirement Living in Via Italia Windsor della famiglia Conciatori, suite privati e semiprivati con climatizzatori, servizio con personale 24 ore al giorno e staff medico in loco, prezzi eccellenti, talento culinario per ogni esigenza dietetica con cucina casareccia e pranzi cucinati freschi giornalmente. Dolce Vita Retirement Home, la vostra ideale casa di riposo. Dolce Vita Retirement Living, tutto il comfort e calore della vostra casa. Italia Bakery, orgogliosa di sponsorizzare il panorama italiano nel centro di Via Italia in Windsor. Rinomati nella preparazione di torte, fruitables e sweetables per matrimoni, battesimi e cresime ed altre occasioni. Italia Bakery curerà nei minimi dettagli ogni vostra festa per fare sempre bella figura nelle vostre cerimonie ricordevoli. Ricordate Italia Bakery. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite con la massima cura e religiosamente fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Questo programma non è stato pubblicato oggi a Luna per un evento sportivo e quindi sarà ripetuto la settimana prossima. Nel programma di oggi, gentili telespettatori, vi riporto una intervista con Max Borelli ed altre persone in quanto alla stagione vinicola del 2016. Vi faremo vedere la qualità dell'uva e vi saranno informazioni sulla disponibilità dell'uva stessa, dei prezzi, eccetera. È molto importante, seguiteci. Inoltre, gentili telespettatori, vi riporto un servizio sul tour di Via Italia. È stato un evento con molto molto successo quest'anno, ci sono stati tanti partecipanti, gli organizzatori sono stati veramente bravi e hanno fatto un lavoro ottimo nel fare questa festa. Inoltre hanno partecipato parecchi consiglieri della città di Windsor e ne abbiamo intervistati alcuni e sembra appunto che c'è molto interesse da parte della città. E questo evento, che è stato cominciato 58 anni fa dalla comunità italiana, potrebbe essere benissimo un evento della comunità di Windsor in tutto. Prima di passare al programma, comunque, gentili telespettatori, volevo ricordarvi alcune informazioni per voi tutti. Cominciamo dai pensionati, i quali sono avvertiti di andare fin da adesso al padronato Idlewild, al 498 Blanchard Parkway, all'angolo di Patillo e Isiro, per riempire i moduli per le tasse del 2015. Fra pochi giorni, se non avete già ricevuto, riceverete appunto questi moduli dall'ufficio dell'Istituto Nazionale Provvidenza Sociale, INPS, e quindi voi tutti dovete riempire questi moduli. Meglio farlo adesso che non c'è tanta folla e quindi in quanto prima o dopo dovete riempirli. Quindi cercate di, se è possibile, riempirli fin da adesso. Ed è questo appunto l'avviso del direttore del patronato Walter Ricci, che potete chiamare al 727-6598. Inoltre, gentili telespettatori, abbiamo altri eventi nella nostra comunità, come la festa di San Michele Arcangelo, una festa tradizionale nella zona di Leamington. Quest'anno la festa di San Michele sarà il 23, 24 e 25 di settembre prossimo. Ci sarà il gioco di bocce
il Family Bingo Night il venerdì, e quindi c'è cibo e divertimento e intrattenimento nel venerdì. Il sabato poi c'è il famoso banchetto di San Michele, al quale tutti siete invitati a partecipare, ed è un evento molto molto ben atteso negli anni, e gli organizzatori, il comitato, spera appunto che anche quest'anno ci sia un'ottima partecipazione a questo banchetto. La domenica poi c'è la Santa Messa alla chiesa di San Giuseppe, e dopo la messa ci sarà la processione verso il Roma Club. Dopo la processione al Roma Club ci sarà cibo e intrattenimento e tanti tanti giochi per bambini. Quindi partecipate tutti con la vostra famiglia a questo evento molto importante della festa di San Michele Arcangelo al Roma Club. Poi la sera c'è cibo ancora, divertimento e intrattenimento con gli amici band. Quindi partecipate tutti, e per informazione potete chiamare il Roma Club. Un altro evento poi della nostra comunità, gentili telespettatori, è la festa di Maria Santissima del Colle, organizzata dall'Associazione di Lenola di Windsor. E questa è una festa che ha avuto inizio 11 anni fa dalla comunità lenolese, ed è una, diciamo, un evento che ha avuto molto successo e sta avendo molto successo negli anni. Quindi potete tutti partecipare a questa, diciamo, questo banchetto. Ci sarà la Santa Messa alla Sant'Angela e poi ci sarà il banchetto al Cesaro Club. Tutti possono partecipare, i biglietti sono $45 per i soci, 55 per i non soci e $25 per i bambini sotto 12 anni. I bambini sotto 5 anni sono gratis. Per informazioni potete chiamare Biagio al 948-7851, Yolando al 948-3703 oppure Marisa al 560-7707. Ed ora, gentili telespettatori, dopo un intervento musicale passiamo al nostro programma. Arrivederci. Parli d'amore, terra di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori, terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti vuole lasciare. Ogni paese ha una festa, una banda che suona, una piazza, un caffè. Santi e poeti, le troppi mafiosi e pochissimi preti, terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più, terra rimasta in dogora da gente che parte in terra lontana, ma in ogni posto del mondo dovunque tu vada da solo. È una storia che nasce da ogni emozione e ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita. Voce di popoli stanchi da forza un'idea che non muore più.
la vita, però una canzone no. Gentili telespettatori, come vi era stato detto la settimana scorsa, l'UA è qui, come vedete il primo carico di UA è arrivato con differenti qualità di UA e con la confezione anche un pochettino differente quest'anno, anche le cassette sono un po' differenti dall'anno scorso. Comunque parleremo con Max e con altre persone e vedremo com'è la qualità dell'UA quest'anno. Seguiteci, sarà interessante. Allora, come guarda l'UA quest'anno? Quest'anno guarda bene perché l'UA è bella matura, si vede che è bella colorata. No, facciamo un bel bicchiere di vino. E a te come sembra? A me mi sembra speciale quest'anno, meglio dell'anno scorso. Meglio dell'anno scorso? Bella, proprio bella. Yeah. E la voglio fare subito, appena arriva la devo fare. Quindi meglio farlo subito. Perché dopo alla fine ci rimane tutta la cosa più male. Facciamo lo scarto. Hai capito? Yeah. Bene, buona fortuna allora. Grazie. Ed ora vediamo Max che discute con alcuni clienti appunto della qualità del vino, della qualità dell'UA e come devono farle. Altri clienti che discutono sia dalle qualità dell'UA che dei prezzi con Max. At Unico, every product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only high quality products. Whether it's an impressive assortment of tomatoes and eggplant or an exceptional collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Forest Grill Fireplace, famoso e rinomato negozio per la grande selezione di Napoleon Barbecue. Varietà di stufe a legno, piacevole selezione di caminetti convenzionali su pareti e ricreativi. Forni a legno per deliziose pizze ed altri piatti. Forest Glade Fireplaces, we are specialists in the art of fire. Forest Glade Fireplace, il negozio di specialisti nell'arte del fuoco. Plaza Ontario, importatore e distributore di marmo, granito e ceramica rinomata. Vasta sala esposizione con scelta di tappeti, hardwood, mattonelle ed altri prodotti in vinyl per le vostre case e i vostri uffici. Plaza Ontario è l'arredamento della vostra casa. Orgoglioso di sponsorizzare questo programma. Allora, come hai promesso, l'UA è qua. Allora, l'UA è arrivata. No doubt about it, it's arrived. The grapes are here. They came in last night. And you can see from the selection that they've already arrived and we have many different varieties already. How is the grapes? Before to go and look at the grapes yourself, what do you think about the grapes this year? The grapes, as we said, the grapes have come in. The sugar levels are very high.
We really do have exceptional quality this year. What has come in today is obviously the grapes that I always order. They come from Lodi, California, in the regions in and around the Lodi, California area. From what we're gonna see, you'll be able to see that the whites are nice and golden. The light or the reds are smaller berries and very sweet. So the quality exceptional. Let's see it. So obviously you can tell, Louis, that look at that grape. I mean, this year you've got gold in the seedless. Beautiful, absolutely beautiful. These grapes are coming in at around between 23 and 24%. Absolutely beautiful product. You'll see that we also have Alicantes. Now, this year, Alicante is a grape that is in short supply this year. So if anybody wants Alicante, should come in earlier to get their grape. It is a little bit short, and we're not gonna have the supply that we did in the past on it. Muscat, again, has come in. It's very high in sugar. This is a smaller Canelli. These are the Canelli brand, and you can tell the Moscato that's come in. And it's got very good sugar, very good sugar. Smaller, the Muscat makes a really good grape. Actually, a lot of the Chiantis and so are the Primitivos, and that's a very similar type of grape. Champagnes and those kind of grapes, they use a Canelli, you know. I've got this one here. Now this is interesting, you'll see this is Pinot Noir, Pinot Nero. Very different, it has a tight bunch, very small grapes. These are really exceptional grapes. They make a wine that is a little fruitier, berry-ish, a lot of berry taste. They burst with raspberry, strawberry. Very nice product. It's in a corrugated box. Yeah, they changed the box this year. You'll notice what's happened with the increases in costs. We've got, obviously, in California, ongoing, between the labor, between your cost of the dollar, between costs of boxes. What's happening is that the industry is trying to find a way to lower the cost or keep it stabilized. And they've come out with a new program. That program is a corrugated plastic box, as you can see. It's recyclable, and you can tell that, I mean, all you do is you open it up and you can recycle this box. It doesn't require wood. Wood is in short supply. And right now, as we speak, our box companies do not have wood to build the boxes. Okay, and this is where our problem is we're running into a shortage, prices are going up. So we're coming out with different alternatives, the industry, to package our product. And it is a very good box. It breathes very well, the holes are in there, so you get air passage through the actual grape, and we don't have any issues. So you'll see this more in the future in an attempt to try to stabilize the prices of the grapes. That's why you're seeing that product. Here, again, we've got a mixed black. This is a very popular grape. It's a mixed black. They're either a vine. Normally, mixed black will come in as a vine that is grafted. In California, the mixed black grape, there are two ways that, you know, obviously that the packers will describe mixed black. One of them is actual vine, the vine that's actually grafted. And what they'll do is they'll graft on one vine, an older vine, many different type of black grapes or red grapes. That is called commonly a mixed black. Other parts of California in the south and so forth, they'll actually pick different type of grapes, such as Carignano, Alicante, Zinfandel, and they'll package it all in one box and call it a mixed black. So you have a distinction between the two. You know, obviously, just to let the public know that when they say mixed black, there are two different types. Yeah. Ask you ask us and I'll tell you exactly which one we are ordering. You also have here, okay, there's Syrah. Here's one of our favorites, and this has been a type of grape that's grown over the years. Syrahs are very good in sugar, thicker, heavier in body, bouquet, taste. Sure, Luigi, if you taste this grape, you'll agree with me that the sugar levels are more than adequate to make a great wine. So the mix it black, a little bit of Syrah, that's the best, right? Yeah,
mix black and a little bit of Syrah, and you'll make a great glass of wine. As we go to our other grapes, you'll see here we're displaying a number of other different grapes. One of them is Old Vine Zinfandel. Old Vine Zinfandel. Just look at that Zinfandel. I mean, they're tight, small. It comes from a vine that literally is like 70 years old. It's the original Zinfandel that used to come in when we had it 50 years ago. That's still in California. You'll have your Cabernet Sauvignon, okay, that we have on display here, and Ruby Cabs. So you'll see again, as you see the different boxes are changing. We're going into a corrugated plastic box. And we got even the Barbera here. We even have Barbera, commonly used Barbera with a higher acidity in the grape. A really good blend with any type of wines. If you're talking Syrah, Syrah and Barbera make an excellent, excellent blend, excellent wine. Well, I think that your customers are very happy because I see lots over here this morning. Yeah, they're all here. They're ready to go and they want to buy. They're into the winemaking. It's beautiful weather and we're ready to go here. And we'll be starting to crush and grind and press tomorrow morning. We need one day at least to book our appointments. If you need that service, please come in and book your appointment. It's not, you know, we're at a point now, Louis, that we've got so many people that we make wine for that you really do need an appointment, and we'll book you in, tell you when to come in, and then we'll prepare, you know, the timing where you can actually be in attendance and see your grapes picked, crushed, and if you want them juiced, you can juice them. If you want them fermented, you can ferment them. If you want them just simply put in a pail and bring them home, we'll do that as well for you. Solo per informare i nostri gentili telespettatori, com'è la disponibilità dell'uva quest'anno? Buona, ottima, scarsa, com'è? Well, Lou, to give you a little bit of background and give you a little bit of history, they've been picking this year for the last 3 weeks. We have a shortage in Alicante and Grenache. Those two varietals are short this year. So if you're looking at Alicante or a Grenache, don't wait, come in and come and get your grapes, because I don't think you're gonna see very much of that type of grape. The other ones, Cabs, they're, you know, we've got a good supply of Cabs. Zinfandels, good supply. Remember again that they've been already packing for 3 weeks, and the winery has bought substantial amount of grapes. Wineries this year are dictating the price like normal, but this year they're looking for more grapes. The wine market in general in the United States and in Canada, especially in the United States, is expanding. There's a lot more wine sold today, and a lot of the wineries are basically contracting out the vineyards, and that's what we're experiencing right now. When you're talking about price, it's a combination of everything. Raw materials, it's a combination of contracting, the actual demand, supply and demand with the wineries, and then out comes this price, obviously. And what we're here to do is get the grapes to you. Okay, I understand they might be a little higher. This year we've got two lines. You might want to ask about our other line as well. It's more price competitive. But our job is to bring you good grapes, make sure that they're excellent in quality and that you make a great wine. Well, thanks, Mac, and I'll see you next week for an update on the situation of the grapes. Okay, thank you. Thank you, Louis. Thank you, and I welcome everybody. Come on down, come and check out the grapes. Gentili telespettatori, siamo qui a Ripiri Street, 4 di settembre. E oggi assisteremo alla corsa delle biciclette, 58esimo anno della corsa di biciclette. Le attività sono cominciate già presto di mattino e come vedete i preparativi sono molto, diciamo, ben curati dal comitato, appunto, che ha una partecipazione in se stessa. Adesso vedremo la partenza delle persone che faranno il giro della pista e ci sarà una, come vedete, c'è una buona partecipazione
e questo sarà a piedi, non con le biciclette. My command, I'm gonna count you down from 5, 4, 3, 2, 1. No, just like I said, on my skirt. It's number 90. No, it's 91. 90, 91, 90, 91. We have an early breakaway. Just remember, follow the person in front of you. Don't trip them up. We have no barefoot runners today. No Zola Buds in the crowd. All right, we have a pusher. Sweet. Al fine di rendere questo evento sicuro, abbiamo la presenza molto visibile della polizia di Windsor, che assisteranno appunto nel mantenere, diciamo, ordine e che tutto proceda bene. E vediamo questa bellissima Alfa Romeo qui, diciamo, che fa parte anche delle macchine esposte dal patrocinatore della Fiat di Windsor. Un altro gruppetto si sta avvicinando. Come vedete, gentili telespettatori, questa corsa non è solamente per giovani, ma per tutti, uomini e donne, bambini e anche adulti. Gentili telespettatori, abbiamo con noi Rino Bortolino, uno dei nostri consiglieri alla città, e oggi è una bella festa qui con il Tour di Via Italia. Yeah, it's a beautiful day, una bella giornata, sono tanta gente qui, è una tradizione grande qui a Windsor. Ma vedo che il comune questa volta partecipa in massa all'organizzazione di questa festa. Well, we waived the fees for some of the things, so we're trying to help as much as possible. We've helped in the past, but you know, we recognize that this has a long tradition, 50 plus years, so it's a big event to keep here in the city. So you think this event is going to be more and more? Yet? Oh yeah, I think you're starting to see the organizers go in a different way, more sponsorships. This year the prize money went back up, so you're starting to see renewed interest in it. And as we, you know, as the city decides to spend on sports tourism, this is one of the sports that we should be looking at. Something that has 50 plus years of history in this town should be celebrated. If you want the tradition to continue, you need to get the kids and the youth involved. And this is a great event. I mean, it's the last weekend before school starts. It's all, you know, the organizers this year, they did events on Friday night, on Saturday night. So they did a good job at getting people out all weekend long. Very good, Rino. Ora abbiamo parlato della partecipazione della città e, diciamo, della festa. Adesso chiamiamo Paul Borelli, l'altro consigliere, e parliamo un pochettino della città. Va sure, bene? For sure. Yeah. Okay, grazie. Enjoy. Rino. Thank grazie, you. Grazie. Thank you. Ed ora, gentili telespettatori, abbiamo un altro consigliere della città, nuovo consigliere della città, Paul Borelli. Come va, Paul? Bene, bene. Bene. Allora, si sta a divertire a vedere questa corsa quest'oggi? Mi sembra diverso, questa è una cosa fenomenale veramente, yeah. È una cosa culturale, yeah. Questa è quella che ha bisogno a Windsor, cose culturali. Adesso non ci sono tante gente qui, ma però dobbiamo appoggiare con la città
appare questo event proprio internazionale. Così questo si diventa una cosa che porta gente degli Stati Uniti e tutta la zona qui in Essex County. L'abbiamo appoggiato, ma ci vuole più appoggio finanziariamente, perché adesso ci vogliono più soldi per fare la marketing. Questa è una cosa che ci vuole tanto lavoro per far sapere alle gente degli Stati Uniti specialmente e la zona di Essex County che questa è una cosa straordinaria. E così si diventa una gara internazionale. Speriamo che la città, il consigliere come me, l'appoggiano con finanza per sostenere questo event per il futuro, perché questa è una cosa che è culturale ed è importante per la città. Ci vogliono più gente, dobbiamo lavorare per fare questo event internazionale, è un grande successo per il futuro. Grazie Paul. Ok, grazie. Grazie. And now, ladies and gentlemen, we got Wayne Lizard that have been involved with the bicycle since when, Wayne? Maybe 25, 30 years? 35 years at least. 35 years? Yeah. Wayne was one of the supporters for the bicycle track that we did down at Chicharo. You remember? Chicharo Club. I remember that. Yeah, I remember when they put the bicycle track in there, and I walked around the course with the cabinet minister. Yes. And McDonald. And, yeah. And the ambassador of Italy. And the ambassador of Italy. Fucci. Yeah, I remember that. It was a great event. There. You know, that was a nice walk. You remember? It was beautiful, and it's a great thing that it's still there, and they're still having racing there, and I hope that it continues well into the future. I think that bicycling is here to stay forever, and as long as there's people who want a bicycle, people will want a bicycle very fast against each other. With a pro like you, what you would say to our viewer in there about the bike? Ride your bike. That's it. Italia Bakery, patrocinatore del panorama italiano nel panificio con ultramoderni macchinari, pane tipico italiano come pagnotte calabresi, ciabatte ed altro, grande varietà di dolci, affettati e formaggi. Italia Bakery, sempre alla ricerca dei suoi prodotti. Formaggi Galati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti Galati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagna, cannelloni e cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente al negozio al 931 The Camsi Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Roma Club di Leamington, con accoglienti ed eleganti sale per ogni occasione. Eventi curati nei minimi dettagli da personale esperto, cucina tipica tradizionale. At the Leamington Roma Club, we want to remember our heritage by building our future. Al Roma Club di Leamington sarete contenti della vostra scelta. Gianni Import & Textile, tutto per tutti, vastissima selezione di tende, copriletti importati, tappeti, macchine per caffè espresso ed altro, vasta selezione di biancheria per la casa. Gian Import, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. 14 seconds. Gare Belange coming back in, he got a free lap. Wrapped a flat tire or other mechanical. Ed Makarchuk has some incredible socks on today. I'm gonna give me some of those. A little high for my liking, but the color. So Ed Mac. Three times
Cody Cavalier in the place. Right, so. Gentili telespettatori, ci sono ancora 5 giri da fare e qui giù da Howard, come vedete, c'è una moltitudine di gente che sta guardando appunto la corsa e siamo agli ultimi 4 giri e come vedete c'è una ottima partecipazione di persone come al solito e come sentirete dalle interviste fatte con i vari rappresentanti del comune di Windsor, sembra appunto che questa corsa diverrà un evento della comunità di Windsor. Adesso vediamo che il gruppo si avvicina. Four fifteen. Don't get greedy.
just want to say thanks to all the folks that came up to watch. Thank you very much. You had a great time. Matthias and I came up from Toronto, so we... A $1,600 payday for a man who hung his bike up a few years back. E questi sono i vincitori, i 5 vincitori della corsa di quest'oggi, e abbiamo anche un italiano, Eugene, ed è bello vedere questi ragazzi così involti in questa corsa del Tour di Via Italia. Race. He won a premium. He was there with Dan Doughty late. He is from First Internet Bank, Robert Soka. And not to pat myself on the back, but internally I saw this guy go up for a premium early on, contending for one. I thought that guy looked pretty handy in a sprint. His teammate was out there late, Paul Martin, drawing the other teams into a chase. He sat right there, waiting for the moment, swung around, led the sprint up Erie Street. Your winner of the 58th Tour de Via Italia from First Internet Bank, John McCann. Bringing that beautiful felt up there. I know Adam McQueen from Cycle Culture likes to see that. You can get one of those beauties from him. Okay. Where is Pete Antonio? Do we have a sole representative here? They still have to present this trophy. Where's our man Pete? Alright, here's what we're gonna do. Wait up there, guys. So we're gonna get another one of our original races from Erie Street. Pietro is gonna come up and present this beautiful brand new trophy that has never been presented before. This is the Tour de Via Italia, Aldo Spalzer, Erie Street Champions Trophy. It is coveted with names of previous winners, and we're gonna present this to our winner. The bad news is you won't get to keep this, but you may go by. All right, let's get some pictures with that beautiful trophy. The doubles is a weapon. All right, one more big hand for our riders. And thank you very much, everybody, for coming out, taking in the Tour de Via Italia. E con questo, gentile telespettatore, terminiamo questo servizio qui con il vincitore della corsa, che diciamo è stato uno dei più giovani, ed è qualcosa che promette ancora qui per il Tour di Via Italia. Arrivederci. Okay. Ed ora, gentili telespettatori, abbiamo il vincitore della resa, Danny McCann. How are you doing today? I'm doing fantastic and feeling pretty good after the race went about picture perfect. How many times you participate to this race? I did it for the first time 2 years ago. I missed it last year, and then I knew I wanted to come back this year, so I drove all the way from Ohio just to be here with some of my teammates, because I know it's such a quality event. How you like this event over here? You know, there's not a lot of races like this where you have, you know, the whole neighborhood out there, the whole community out there, people cheering for you, big prize money. There's just not a lot of races left like that anymore. So it's awesome to be here, and it feels good to have won such a, like, you know, a race with such a history. So the organizer over here, they're doing a good job to attract the cycling from all over the place? I mean, absolutely. I think so. I mean, I live all the way in Ohio, so I mean, a 6-7 hour drive from where I live, and
I heard about this race and I knew I wanted to come. So if the word's getting out all the way to where I'm at, then there must be something good going on. Well, congratulations to you and good luck for the future. You are young and you got many years to go yet. I certainly hope so. I appreciate it, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Spero che l'intervista per quanto riguarda la disponibilità dell'UA sia stata molto interessante, come pure l'evento del Tour di Via Italia, che quest'anno, come visto, è stato molto ben partecipato e c'è stato molto interesse anche da parte della città di Windsor. Vi ricordo ancora, gentili telespettatori, da parte del patronato di Italwill, che Walter Riggi, il direttore, raccomanda ai pensionati di riempire il modulo delle tasse fin da adesso. In questi giorni, se non l'avete già ricevuto, riceverete questo modulo dall'Italia. Comunque potete benissimo recarvi all'ufficio al 498 Blanchard Parkway, l'angolo di Patillo e Isiro, e riempire questo modulo fin da adesso, in quanto il patronato ha in possesso già i moduli e le informazioni per riempirli. Qualora avete bisogno di ulteriori informazioni, potete chiamare il patronato al 727-6598. Inoltre, vi ricordo ancora la festa di San Michele Arcangelo nella zona di Leamington. Quest'anno la festa sarà il 23, 24 e 25 di settembre prossimo. Il 23 ci sarà il gioco di bocce e quindi ci sarà il Family Night Bingo, che è un evento aperto a tutta la famiglia e c'è cibo e bevande, quindi tutti possono partecipare e divertirsi. Il sabato poi c'è il banchetto, il famoso banchetto di San Michele, a quale tutti siete invitati a partecipare, e c'è un ottimo menu e un ottimo intrattenimento. La domenica poi, al mezzogiorno, ci sarà la messa alla chiesa di San Giuseppe. Una volta finita la messa, ci sarà la processione verso il Roma Club. E dopo ci sarà cibo, bevande e divertimenti, specialmente per i bambini. Ci sono tanti tanti giochi per i bambini, quindi tutta la famiglia può partecipare, in quanto c'è interesse per tutti per questo evento di San Michele al Roma Club il 25 di settembre prossimo. Inoltre il comitato quest'anno è molto lieto di informarvi che non c'è stato la questua annuale per San Michele, in quanto i soldi residui degli anni scorsi sono stati usati appunto per le spese della festa di quest'anno. Quindi è un merito per il comitato e un merito per tutti coloro che hanno partecipato negli anni a questa festa di San Michele Arcangelo nella zona di Leamington. Ed è veramente un piacere vedere questa comunità che continua questo evento anni dopo anni e sempre con maggiori successi. Un altro evento poi della nostra comunità, gentili telespettatori, è la festa di Maria Santissima del Colle, organizzata dall'Associazione di Lenola di Windsor. E questa è una festa che ha avuto inizio 11 anni fa dalla comunità lenolese, ed è un evento che ha avuto molto successo e sta avendo molto successo negli anni. Quindi potete tutti partecipare a questo banchetto. Ci sarà la Santa Messa alla Sant'Angela e poi ci sarà il banchetto al Cesaro Club. Tutti possono partecipare, i biglietti sono $45 per i soci, $55 per i non soci, e $25 per i bambini sotto 12 anni. I bambini sotto 5 anni sono gratis. Per informazioni potete chiamare Biagio al 948 78 51, Yolando al 948 37 03 oppure Marisa al 560 77 07. Detto questo, gentili telespettatori, vi ringrazio. E vi ricordo ancora una volta che Panorama Italiano viene trasmesso la domenica alla 1,
per la zona di Windsor e Leamington, ripetuto poi la sera alle 7:30 e quindi mercoledì alle 5:30 e alle 11 di notte. Coloro che vogliono informare la comunità degli eventi del loro club, associazione eccetera, possono sempre chiamarmi al 972-1355 oppure mandare una email a Panorama Italiano @coggico.ca e sarò ben lieto di informare la comunità degli eventi delle vostre associazioni, club, eccetera. Questo programma è anche online al www.panoramaitaliano.ca, come pure YouTube Panorama Italiano Windsor. In questo programma facciamo anche gli auguri per gli eventi in famiglia. Coloro che vogliono esprimere i loro auguri tramite questo programma ai loro cari possono benissimo chiamarmi al 972-1355 oppure mandare una email a panoramaitaliano@coggico.ca. Ed ora con mia figlia vorrei ricordare la memoria di mia moglie Fernanda, che ci ha lasciato 8 anni fa. Fernanda, ci manchi tanto 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 e sei sempre nei nostri cuori. E per te mandiamo in onda il tributo musicale che ti piaceva tanto. Mancano le parole, sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana e sogno all'orizzonte mancano le parole, io so che sei con me, tu mio amore, tu sei qui con me, mio mare, tu sei qui con me, con me, con me, con me.
Nobody can beat the Italian culture. Buon appetito! Per deliziosi pasti in famiglia, prodotti Primo. Italia Bakery, patrocinatore di Panorama Italiano. Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell. Old Waterville Pharmacy, tradizionale farmacia italiana con due località. 870 Via Italia, nell'edificio della Dolce Vita Retirement Living e 1701 Wyandotte Street a Windsor. Servizio rapido e accogliente che il dottor farmacista Francesco Vella garantisce 7 giorni alla settimana. Si effettua servizio a domicilio e il personale parla italiano. Old Waterville Pharmacy, la farmacia italiana a Windsor.